È un onore per me essere qui a Casa Cerri, confidavo Presidente Martina Soliani, che è una vergogna da parte mia, aver aspettato quasi 70 anni, tale quasi la mia età, per arrivare dalla Romagna, dove sono cresciuto, a Casa Cerri, mi scuso. Come giustificazione potrei addurre il fatto che sono esattamente 30 anni che vivo esule negli Stati Uniti, ma non sono giustificato. Avrei dovuto venire prima perché, e qui ho dei testimoni autorevoli, perché questa visita è stata per me un elemento di forte commozione. Non mi vergogno di ammettere di non essere riuscito a trattenere le lacrime. Questo perché sono tutti i miei difetti, sono un uomo di passioni e di, spero, di ideali, di freddi ragionamenti. I luoghi hanno la capacità di toccarmi e di farmi di fare riflettere. Qui si sente davvero un'aria particolare. Ho visitato i musei dell'Olocausto di Washington e di Gerusalemme, ma qui c'è qualcosa ancora di più diretto che non so ancora esprimere, ma avrei dovuto dire questo. Convinzione. Avrei dovuto essere prima qui presente per condividere il vostro progetto, che è il progetto dell'antifascismo, tenerlo vivo. Io non sono convinto che abbiamo ancora capito in che cosa davvero consista il valore ideale dell'antifascismo. Questa mia lezione vuole essere un tentativo di colmare questa lacuna. E nasce questa mia lezione, devo ammettere, da una preoccupazione profonda, perché è stato giustamente sottolineato che viviamo in un tempo in cui ogni giorno si rafforzano i fascisti in Italia e in Europa e ogni giorno si indebolisce l'antifascismo. Non so, ho scritto recentemente, se oggi chi come me ha qualche anno, qualche decennio sulle spalle, sa bene che la nostra Repubblica ha saputo sconfiggere il fascismo, il neofascismo, grazie alla solidarietà antifascista che univa allora le forze politiche, dai liberali al Partito Comunista. Oggi ci sarebbe una paragonabile unità antifascista tra le forze politiche, le teste che vedo scuotersi, vedo che condividete la mia impressione. Oggi abbiamo un fascismo forte e un antifascismo debole. E quindi dobbiamo trovare la strada per rafforzare l'antifascismo. La mia proposta è semplice. Bisogna capire la Costituzione. E bisogna capire della Costituzione non tanto il sistema dei diritti e il disegno istituzionale. Bisogna capire che quella Costituzione nasceva da una idea che si chiama, da un principio che si chiama libertà morale. Ecco il senso della mia conversazione, che vi posso già tranquillizzare, non durerà più di 40 minuti, perché in quanto cittadino americano sono obbligato anche al rispetto della Costituzione degli Stati Uniti, che proibisce cruel and unusual punishments, punizioni crudeli e fuori dall'ordinario, e parlare per più di 40 minuti per me si configura come crudeltà. E non credo che per tutti i vizi e peccati che avrete da scontare dovete subire una punizione così di severa. Cosa intendo dire quindi quando parlo di doveri e Costituzione repubblicana? Parto dalla concezione di cos'è un dovere, che non è così ovvio. Il dovere, per esprimermi con la massima sintesi, è libertà. Il dovere è libertà. Si pensa spesso che il dovere sia l'opposto della libertà, cioè sia una costrizione, sia un obbligo, sia una limitazione della libertà. Ma è facile vedere che l'intuizione che il dovere sia l'opposto della libertà nasce da un fraintendimento del dovere. Cosa vuol dire avere un dovere? Avere un dovere vuol dire scegliere liberamente, con la nostra coscienza, di accogliere o rifiutare un principio. Il solito che dici, io sento il dovere di difendere la libertà e la dignità della persona umana, vuol dire che la sua coscienza gli detta di servire il principio dell'uguale dignità della persona umana.
Vuol dire che questa persona non difende la libertà e la dignità della persona umana perché la società lo fa o perché lo Stato lo comanda con una legge, ma lo fa per semplice e puro dettato della sua coscienza. Doveri in generale non vengono da soli, bisogna cercarli, bisogna interrogarsi, bisogna leggere libri, bisogna dialogare. Per cui la persona che elegge come bussola della propria vita determinati doveri è una persona che li ha trovati perché li ha cercati. Come si cerca un dovere? Ponendosi le domande: è giusto questo comportamento o è sbagliato? È morale o immorale? È accettabile o deve essere rifiutato? Questa azione merita di essere lodata o deve essere respinta? Da che parte sto? Chi sono? Queste sono. Ora, voi capite benissimo che l'affermazione il dovere è libertà significa questo, che la persona che sceglie di vivere secondo determinati principi è libera perché è padrone di se stessa, non segue altri. Qual è l'opposto di chi è il contrario? Qual è la direzione della persona che ha la libertà morale? È facile, nella letteratura stiamo a citare. È la persona che è vuota dentro, che non ha alcun principio. È la persona che la domanda: ritieni giusta questa guerra? Ritieni giusta la pena di morte? Risponde: non lo so. E ti risponde: non lo so perché non si è mai posto il problema. La persona vuota. Oppure ti risponde: ritengo che sia giusto linciare i negri, direbbe un razzista americano, perché fanno tutti così. Oppure, tanto per fare un esempio carino, che di quelli per il quale rivelerò il mio modo di pensare, per cui Albertina poi mi frusterà. Quando io leggo di un ministro che dice: boh, sì, l'ha copiato, ma lo fanno tutti. Ecco, qui siamo fuori dal senso del dovere, qui c'è da vergognarsi. Ecco, la persona ha tutto un altro modo di ragionare. Il così lo fanno tutti non è un ragionamento che può fare una persona che ha il sentimento della libertà morale. Il sentimento della libertà morale ti dice: se questa azione è giusta perché te l'ha dettata la coscienza in base a delle considerazioni, a dei principi. Ora voi direte: ma professore, perché lei ci tormenta con questa idea della libertà morale? Vi tormento perché la libertà morale è la libertà più forte che esiste. La persona che ha il sentimento della libertà morale non può essere mai fatta serva. Puoi costringere le sue azioni, lo puoi imprigionare, lo puoi uccidere, come sono stati uccisi i fratelli Cieri, puoi impedirgli di parlare. Ma non puoi costringerlo a credere, non puoi costringerlo a credere che sia giusti i principi perché lui detesta o ella detesta. La persona che ha la libertà interiore è la persona che non può mai essere fatta serva di un'altra persona perché in nessun modo la puoi costringere a rinunciare a se stessa, perché rinunciare ai principi ai quali una persona libera moralmente, cioè libera dentro, crede, è impossibile. Esempi? Oh, un certo Ferruccio Parri, ad esempio, il quale, quando aveva, come tanti altri antifascisti in carcere, la possibilità, mi fermo perché c'è una conversazione in corso, la domanda: aveva la possibilità, come tanti altri, di uscire dal carcere ed era sufficiente scrivere due righe al Duce in cui si impegnava a non fare più attività antifascista? La risposta di Parri è: non lo posso fare perché non sarei più me stesso, perché non sarei più me stesso, perché tradirei i principi per i quali io vivo. Quali sono questi principi? Glieli ha dettati la famiglia? No. Glieli ha dettati la società? No. Glieli ha dettati la sua coscienza, punto e basta. Non solo la persona che ha libertà interiore è la persona che ha che non può essere resa serva, ma è anche la persona che non può essere resa serva perché non vuole tradire se stesso, ma è anche la persona che non può essere comprata. Certo, ne pensate questo?
Provate a comprare, a corrompere una persona che è moralmente libera, che ha degli ideali. Perché non si può comprare? Perché ci vorrebbe un prezzo equivalente a quello che egli deve abbandonare, cioè se stesso. Ma la persona che ha libertà morale, che ha degli ideali, se provate a corrompere, ti caccia fuori a pedate, perché dice non basta il mio, perché io ho un valore infinito. Come? Non perché sono ricchissimo, potentissimo, ma perché sono unico perché sono la persona che voglio essere. E quindi non esiste nulla che valga la rinuncia a se stessa. Ora, avere persone con la libertà morale vuol dire avere una difesa della libertà politica enorme, perché se non li puoi comprare, se non li puoi convincere, come fai a renderli seri? Ma c'è un'ultima considerazione per lo subito, il tema della Costituzione. La persona che ha libertà, una persona che ha libertà morale è una persona che, se vive in condizioni di servitù sotto un regime totalitario, è in grado di lottare per sconfiggere il regime totalitario. Perché questo? È semplice. Perché il regime totalitario, come il fascismo, come il comunismo, furono regimi che tentarono di conquistare le coscienze, volevano dire questo totalitario. Cosa diceva Mussolini? Credere, non vuol dire combattere, ma prima cosa credere, non bastava al regime che gli italiani obbedissero alle leggi, voleva che credessero nel regime, che credessero nel duce, cioè la convinzione delle coscienze interiore, profonde. Bene, per reagire a un regime del genere ci vogliono le persone moralmente libere, come furono i cervi, cioè persone che per un semplice comando della coscienza non accettano di essere dominate, possono essere, subire limitazioni poste dalla forza, ma non accettano di non essere se stessi, di non obbedire alla propria coscienza, e quindi sono nemici irriducibili dei regimi totalitari. Ma c'è un'ultima considerazione che vorrei condividere con voi. Non so se siete, la condividete, ma perché i regimi totalitari volevano conquistare la coscienza? Basta leggere cosa scriveva Gentile, cosa scriveva Mussolini. Perché si conquista la coscienza, è perfetto il dominio, è il dominio totale. Appunto, il dominio è uno stato totalitario. Non c'è più limite, non è più nessuno che ti possa contrastare. Ebbene amici, questo è il problema italiano. Il problema italiano non è mai stato tanto o principalmente un problema di istituzioni, un problema di debolezza morale. Siamo un popolo con una poca libertà morale, poche persone moralmente libere, poche, non abbastanza persone che siano capaci di vivere secondo dei principi dettati dalla loro coscienza. Chi l'ha capito questo? L'hanno capito i nostri migliori antifascisti. L'hanno capito coloro che vissero la crisi, la dissoluzione dello Stato liberale. In particolare lo capì Carlo Rosselli, nel Confino di Libero, quando scrisse Socialismo liberale. E scrisse, infatti, commentò infatti Carlo Rosselli: è triste, sono su parole, è triste cosa dirsi, ma non per questo meno vera, che in Italia l'educazione dell'uomo, la formazione della cellula morale base, l'individuo, è ancora in parte da fare, notate ciò, è ancora in parte da costruire l'essere umano, l'uomo. Cosa manca? Difetta, scrive Rosselli, nei più, per miseria, non in tutti, nei più, per miseria, indifferenza secolare, rinuncia il senso geloso e profondo dell'autonomia e della responsabilità, cioè manca quell'atteggiamento della vita per cui la persona pensa con la propria coscienza e vuole rispondere soltanto alla propria coscienza. Manca questo. Questa è la ragione per cui in Italia, questa è la ragione c'è la debolezza morale. Un selvaggio di secoli fa sì che l'italiano medio oscilli ancora oggi tra l'abito servile, se bisogna commentarlo, e la rivolta anarchica. Il problema italiano è che manca la nozione di libertà come dovere morale, cioè dovere verso te stesso.
Il problema italiano, scrive Rosselli, è ancora oggi un problema di libertà nel suo significato integrale, cioè emancipazione della coscienza. Emancipazione da cosa? Dalle autorità esterne, dalla convenzione sociale e dal vuoto interiore. Questa è l'emancipazione della coscienza. E dove si può trovare? Dove si possono trovare i doveri? Se ammettiamo che essere, che la libertà politica esige persone moralmente libere, abbiamo solo detto che ci vogliono persone che sappiano rispondere alla propria coscienza, che le cerchino i doveri, che si interrogano sempre, e una volta trovati gli ideali non li abbandonano. Queste sono le persone moralmente libere, sono l'opposto, l'ho detto, della persona banale e l'opposto del dichiarare un servile. Ma non ho ancora detto quali doveri. Qui vi risparmio la discussione che c'è in filosofia morale, ma se volete poi la riprendiamo. Perché secondo me non abbiamo, tra le poche fortune che abbiamo avuto noi italiani, è che se volessimo cercare dei doveri si trovano subito. Basta aprire la Costituzione. Ha ragione perfettamente Albertino, lo so che non è il modo, non è il modo tipico o convenzionale di parlare della Costituzione, insistere come io ho sempre fatto sui doveri prima dei diritti, perché si parla sempre prima dei diritti e poi qualche volta, se c'è tempo, fra l'intervallo. Un mio collega una volta mi disse: ma professore, i diritti nella... fece un calcolo, i diritti, la parola diritti nella Costituzione appartono, che vedo, 170 volte la parola dovere, 12, quindi sono più importanti i diritti, bisogna vedere. Vediamo un pochettino cosa dice la Costituzione. Adesso questa mania dei numeri, non lo so, ci siamo mica. Mio povero padre, che era un uomo povero, marguto, citava sempre un detto romagnolo, voi siete miei anni, siete perfetti, ma lo capite, diceva capire capire poco è comprensibile, ma non capire proprio niente. Si potrebbe applicare spesso. La nostra Costituzione ha un elenco di doveri precisi sui quali, dei quali dobbiamo ripartire. Secondo, se vogliamo vedere o immaginare, non penso che la vedremo, ma immaginare quello che i filosofi politici, compreso il mio Machiavelli, hanno sempre sognato, cioè la rinascita civile di una patria, cioè quando una patria rinasce, perché rinasce? Perché la sua elite politica riscopre i doveri e i cittadini la dignità del dovere e la volontà di vivere secondo i doveri. Ma quali doveri? Cominciamo subito un elenchino rapido rapido. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri. Ah, comincia subito l'articolo 2. Non solo, ma sono inderogabili i doveri, la simmetria è chiara. Diritti inviolabili, doveri inderogabili. I doveri che la Costituzione prescrive non sono obblighi. Pochissimi di questi sono sanzionabili, cioè se non adempi quel dovere incorri nella sanzione, ma non è vero che siano poco importanti. Prendiamo per esempio l'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, eccetera, 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 e l'articolo invece 30 dice è dovere e diritto ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività. Diritto al lavoro, dovere di svolgere un'attività, in questo caso. Lasciamo stare l'articolo 30 perché ci porterebbe sui doveri di diritto dei genitori di mantenere e educare i figli. Ma passiamo all'articolo 53. Al quale che indica un diritto, tutti sono tenuti un dovere, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità, contributi. Veniamo a un dovere che ci riguarda da vicino, Albertina, l'articoletto 48. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Benissimo. Oh, qui viene il bello però. Il suo esercizio, cioè l'atto del voto, è dovere civico.
Quindi è interessante notare che nel testo preparatorio, sapete che la Costituzione è un testo preparatorio redatto dalla Commissione del 75, che voi prendete poi corretto, emendato, in una serie di discussioni appena, nel testo preparatorio, cioè la prima, chiamiamola così, stesura della Costituzione, c'è l'articolo che ho appena citato, dice: il suo esercizio è dovere civico e morale. Oh, 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 è un dovere morale, quindi è un dovere con la tua coscienza di andare a votare. Se avessi la possibilità un giorno, terrò un corso su, non sulla Costituzione, ma sui dibattiti della Costituzione. E sai quanto ci divertiremo? Perché si trovava, per esempio, il commento, perché il relatore su quel punto era un democristiano di Rovigo, si chiamava Umberto Merlin, non era un leninista di Reggio Emilia, era un democristiano di Rovigo, quale però disse: noi abbiamo affermato in forma solenne il dovere di andare a votare, perché il dovere del cittadino che gode dei benefici di questo regime democratico, che gode della libertà, che gode della sicurezza personale, tutti i diritti, che insomma è ritornato ad essere in questo nuovo clima che la democrazia ha creato un essere libero, no, si prende il disturbo di andare a votare. Meravigliose parole da scrivere, si prende questo disturbo, bene, andiamo. Ora, commento stavolta di Maurizio Virola, non di Umberto Merlin. Quando un politico esorta ad andare a votare, sta esortando i cittadini a violare il dovere civico morale. Io, siccome c'è molte signore qui, diciamo, non esprimo altri giudizi, ma veramente se c'è qualcosa che mi ripugna è quando vedo una persona che ha la responsabilità, ve lo dirò, di rappresentare la nazione, esortare i cittadini a violare un dovere civico e morale. Ma c'è qualche cos'altro di più forse affascinante in questa mia esplorazione dei doveri che vorrei condividere con voi. L'articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere dei cittadini. È l'unica occasione in cui c'è il termine sacro. Ma sapevano cosa facevano i costituenti quando scelsero l'aggettivo sacro? Volevano che gli italiani considerassero il dovere di difendere la patria come un dovere simile a quello che prova il credente verso la divinità, ovvero un dovere che può esigere il sacrificio della vita. La difesa della patria è sempre la mia interpretazione. Non è intesa solo come difesa della patria quando sei invaso, attaccato, come si sente. La patria è tutto. La patria è la vita italiana, sono le memorie italiane, è la Costituzione. Quindi difendere la patria vuol dire anche mobilitarsi pacificamente, senza armi, contro coloro che devastano la Costituzione, corrompono il tessuto civile, saccheggiano l'ambiente. Questa è la difesa della patria. E questo è un dovere. E qui si vede che i costituenti avevano coraggio civile da vendere e un'intelligenza veramente a volte commovente, soprattutto mi permetto di dirlo rispetto a molte manifestazioni della realtà politica italiana. Perché? Perché dovevano redigere una Costituzione che veniva dopo un regime che della parola patria aveva fatto il centro della sua propaganda ideologica. Non c'è bisogno di dirlo. Per quanto il fascismo ideologicamente non fosse patriottico, non scriveva Gentile, ma nazionalista, ma questa è una distinzione che non si può fare, non possiamo andare troppo per il sottile. Come facevi a dire difesa della patria in una Costituzione repubblicana che si voleva nettamente contrapporre al regime fascista? Ecco la spiegazione. È sempre il nostro Umberto Merlin. Dice: noi abbiamo inserito unanimemente, la commissione votò unanimemente la commissione preparatoria, quindi dai comunisti liberali, quell'articolo, perché la patria non è più la matrigna che il fascismo aveva tentato di creare, ma deve essere la madre generosa che accetta tutti i suoi figli con identico animo. C'era una nuova patria,
quella che la Repubblica, la Costituzione volevano disegnare, non la vecchia patria del fascismo, ma voleva dire che tu alzavi una bandiera di patria per distruggere la vecchia idea di patria fascista. Era una patria nuova. E con la caduta del fascismo non è che si perse il concetto di patria. Se il presidente Ciampi andò vicino, intervenne solo una volta in una polemica diretta con una persona, con uno studioso che sosteneva che l'8 settembre era morta la patria. Non è vero. Con la nascita della Repubblica, la Costituzione, era nata un'idea nuova di patria. C'è stata la morte della patria, sì, di quella fascista, ma i giovani che entrarono nella Resistenza erano in gran parte motivati da un amor di patria. E così come molti soldati italiani che rinchiusi nei campi di lavoro in Germania dopo l'8 settembre rifiutarono di tornare, lo fece per un'idea di patria. Bene, questo significa che nella nostra la nostra Costituzione vuole che noi amiamo la patria. La patria libera, che aveva le sue radici, ecco perché mi sono commosso quando mi hai fatto ascoltare quella che chiama la palla. Come si chiama? La quadrisfera. Perché quella quadrisfera hanno iniziato con Va Pensiero e chiuso con Va Pensiero. Perché questo? Perché c'è un legame profondo fra l'idea di patria che nacque nel Risorgimento italiano, la cui espressione più alta è quella di Mazzini, che io infliggo ogni anno agli studentacci americani quando ritengono, dico con affetto, quando ritengono di essere loro maestri di patriottismo e spiego loro che genere di patriottismo l'Italia produsse nell'Ottocento, qual è l'idea di patria? La libera patria fra libere patrie. È l'idea che tu hai la patria soltanto quando a tutti sono garantiti i diritti civili e politici fondamentali, il diritto all'educazione e il diritto al lavoro. Questa è l'idea di patria che c'è nella Costituzione. Su questo che bisogna lavorare. Se vogliamo provare a sconfiggere i neofascisti, quando i neofascisti dicono tutto per la patria, noi dobbiamo rispondere: voi la patria l'avete umiliata, l'avete distrutta, l'avete insanguinata, l'avete resa serva. Voi siete nemici della patria. Noi siamo coloro che amano la patria, noi antifascisti, ed è sancito nella Costituzione. Arrivo rapidamente ad alcune piccole annotazioni finali. Riguardano l'articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire non ride subito. Hai capito cosa vuol dire? Quando se un rappresentante nazionale che siede al Parlamento, al Senato, dice ho votato così perché i miei elettori vogliono che io voti così, gli si deve rispondere sei un asino, ti devi dimettere. Tu non hai capito niente. Tu non rispondi all'elettore, rispondi alla nazione. Cioè a quello che secondo la tua coscienza è il bene comune. Peggio ancora se qualcuno dice ho votato così perché il partito ha detto, ma siete diventati matti. Ma chi siede lì non è più un militante di partito, rappresenta la nazione, non ha vincolo di mandato. Bisogna così chiaro. Ma andiamo a due piccole scoperte e poi vi lascio in pace. Scoperte quelle da poco, però. Andiamo al 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione e le leggi. Il concetto di fedeltà è semplice. Essere fedele vuol dire che tu continui a sostenere una persona, un ideale, un'istituzione, anche quando sostenere quella persona o quell'ideale costa sacrificio e non è nel tuo interesse. Per esempio, una moglie che è fedele al marito anche quando il marito è noioso, invecchiato, ingrassato e insopportabile, è una moglie fedele, anche se potrebbe trovare maggior vantaggio e interesse ad abbandonarlo immediatamente. Nessun riferimento. Quando per esempio continuo a sostenere il Cesena, nonostante vada malissimo, cosa dimostra? Fedeltà al Cesena. Se fossi tifoso, io me ne guardo, della Juventus, sarei tanto. Ma più seriamente,
L'articolo 54 ti dice, ti indica il dovere di fedeltà, il dovere, vuol dire che con la tua coscienza tu ti devi sentire fedele alla Costituzione. Vuol dire che tu la segui, la rispetti, la difendi anche se costa fatica, sacrificio, e non è nel tuo interesse in nulla. Ma nel testo sempre preparatorio, l'articolo che ora è articolo 54 era l'articolo 50, ma c'era un secondo nome, che così recita: quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza, questa è la parola che uso, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino. Questo era un salto sulla sedia. Indicava come dovere del cittadino di resistere all'oppressione che nasceva, che nasce quando le libertà fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione sono violati dai poteri pubblici. Non fu approvato questo secondo comma. Non fu approvato. Ci furono varie motivazioni, interessanti, perché le critiche vennero soprattutto da destra. C'era un partito che si chiamava L'Uomo Qualunque, erano i fascisti travestiti più o meno. C'erano dei liberali conservatori, uno dei quali sostenne che io non so concepire resistenze di nessun genere, per me la legge non può, c'è o non c'è, e la legge richiede solo obbedienza. Non è così, questo è un sonaro, perché qualsiasi stato liberale, con qualche teorico liberale, un certo John Locke, per esempio, questa gente qui, questi tipi qui, quelli che hanno ispirato la Costituzione, la resistenza non può essere l'atto più pacifico del mondo, semplicemente tu resisti con le manifestazioni, con le raccolte di firme, con le iniziative pubbliche, resisti ad una legge ingiusta. Tutto il movimento dei diritti civili americani è basato sul principio che hai il dovere di resistere, non il diritto, il dovere. Per cui quando la povera signora Rosa Parks a Montgomery, Alabama, invece di sedersi dove c'è scritto Coward, si siede nella parte che sono bianchi, il grano c'era più posto della stanca, cosa fa? Un atto di resistenza. Cos'è? Allora? E questo non è questo. Bene. I trattatisti medievali poi avevano questa meravigliosa idea della terra cielo, quando il potere politico opprime tu hai un dovere superiore al cielo, cioè la coscienza, perché si ritenevano che nella nostra coscienza c'è il sigillo dei... Io sveglio, non sono cristiano, sono uno storico, però questo è il modo. Benissimo, la domanda allora che vorrei porre a voi tutti è questa: è stato un bene o un male che non ci fosse il secondo comma che indica il dovere di resistenza? Io ritengo che sia stato un male. È l'unica riforma costituzionale che farei è restituire, rimetterci, oltre a un altro comma che riguarda più o meno così, sarebbe il 138, direi. La riforma della Costituzione è possibile solo se ci sono sempre una maggioranza di due terzi, se no niente. Perché la Costituzione è patrimonio condiviso, se non è condiviso non si riforma proprio niente. Ma l'articolo sul dovere di resistenza, secondo me, invoca, il collega lo sa, io sono uno studioso del repubblicanismo, l'ethos repubblicano. L'ethos repubblicano è quella mentalità che secondo gli scrittori politici deve caratterizzare i cittadini di libere repubbliche. Se non c'è, la Repubblica si corrompe. È un ethos che ha due caratteristiche. L'esigenza, il principio della fedeltà, che appunto ti impone di difendere la Repubblica e la Costituzione contro l'esercizio arbitrario del potere. È un il dovere di fedeltà, ma c'è anche il dovere di resistenza, cioè sostieni la Repubblica ma resisti contro il potere arbitrario.
Cioè, mentre il principio della fedeltà è un freno nei confronti della licenza della prede, è un freno nei confronti della libertà sfrenata, il dovere di resistenza è un freno all'eccesso di potere dei governanti. Cioè, il dovere di resistenza senza il dovere di lealtà distrugge la legalità, chiarissimo. E invece il dovere di lealtà, fedeltà senza il dovere e il diritto di resistenza, cosa fa? Distrugge la fierezza civile, fierezza per cui tu non vuoi essere oppresso, che è altrettanto fondamentale per la libertà repubblica. Ora, la domanda che rivolgo è questa: secondo voi, nella storia d'Italia, i nostri guai, la debolezza della libertà italiana è nata da un eccesso di fierezza civile o da una carenza di fierezza civile? Siamo stati troppo insofferenti nei confronti degli abusi del potere o siamo stati troppo poco? Tendiamo troppo a servire uomini partiti o siamo invece fierissimi per cui nessuno ci facciamo prima da nessuno? Lascio quella risposta. L'ultima osservazione che volevo condividere con voi riguarda il 54. I cittadini, è una sorpresina finale questa. I cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti da legge. Qual è la disciplina e qual è l'onore di cui si parla qui? La disciplina non è quella, non intendevo una disciplina imposta dall'esterno, la disciplina che ti imponi da solo. È un'altra faccia della libertà. E l'onore che cos'è? L'onore cos'è? Il rispetto dovuto alla tua ricchezza, al tuo cognome, alla tua famiglia, al tuo stato sociale, no? È il riconoscimento della tua dignità morale, di questo che si parla. Per cui servire con disciplina e onore vuol dire non soltanto che non violi le leggi, ma che il tuo comportamento ha una rettitudine tale che ottiene l'approvazione e l'ammirazione dei buoni, delle altre persone oneste. Quindi, lascio quella conclusione, chi deve sedere in Parlamento? Non soltanto persone che non sono state condannate, ma che hanno un comportamento specchiato, inappuntabile. E non mi si dica che cercando non sono troppo, no? Ultima osservazione. Sapete che la nostra Costituzione avrebbe potuto avere un preambolo con un riferimento a Dio, e di nuovo l'ho detto. Ho credenziali come romagnoli, impeccabili, non solo che sono mai con provata fede, ma ho anche più di una caratteristica anticlericale, quindi non sto cercando di. Dico soltanto i fatti, sto facendo un lavoro di storia. Il grande Giorgio La Pira, in una delle prime sedute, siamo il 9 settembre 1946, prese la parola per proporre agli onorevoli colleghi che la Costituzione della Repubblica Italiana, stavano iniziando loro, avesse un preambolo che recitava così: il popolo italiano, avendo sperimentato la dolorosa tirannia dello Stato totalitario fascista, come avendo sperimentato attraverso la dolorosa tirannia dello Stato totalitario fascista, come la dimenticanza e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo siano davvero la causa massima delle sventure pubbliche, decide di esporre come atto preliminare della sua nuova vita democratica e repubblicana una dichiarazione solenne che questi diritti sono sacri e inalienabili, e afferma che l'ordine sociale e politico che vogliamo costruire è conforme all'alta dignità della persona umana. Il popolo italiano riprende così, avrebbe avuto la vita, il posto che gli spetta nel seno della civiltà cristiana, lievita l'essenza della sua storia e della sua cultura. Pertanto si proclama al cospetto di Dio e della comunità umana la dichiarazione dei diritti dell'uomo come preambolo. Il dibattito è affascinante,
basilicità. Perché prima dicono, ma guarda la pira, è meglio che di questa ne parliamo alla fine, prima scrivere, altrimenti non avrebbero mai iniziato, prima scriviamo la Costituzione, poi vediamo se è il caso di mettere un preambolo, la pira giustamente accetta. Riprendono la discussione dunque alla fine, alla mattina del 22 dicembre 1947. Attiro la loro attenzione su un particolare del ragionamento di la pira. Egli voleva che ci fosse la consapevolezza che la nostra Costituzione permetteva agli italiani di riprendere il solco della tradizione cristiana. Quale? Tradizione del gesuitismo? La tradizione del clericalismo? No, 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 la Pira aveva un'altra idea, l'idea che veniva dal cristianesimo civile fiorentino, dell'umanesimo, quello che si basava sull'idea che se sei un vero cristiano devi essere un buon cittadino. E che non puoi non amare la libertà se sei cristiano, altrimenti è l'opposto dell'idea fascista. Il fascismo era anticristiano, non era anticattolico di sicuro, ma era profondamente anticristiano. Ebbene, ma voleva anche che gli italiani, votando per la Costituzione, si impegnassero di fronte a Dio. Il che voleva dire che se avevano una coscienza, le cose si complicavano, perché tu hai assunto una, esattamente, un dovere verso te stesso, ma anche un dovere verso Dio, e se ci credi in Dio, non è una cosa, non è semplice, non è il giuramento. Benissimo, il buon La Pira riprende la parola e propone un preambolo molto semplice: in nome di Dio, il popolo italiano si dà la presente Costituzione. Voleva questo, solo questo. Intervengono tutti, Togliatti, Marchesi, Calamandrei, Nitti, intervengono tutti con degli interventi bellissimi. E quando la Pira si accorge che il preambolo non avrebbe ottenuto l'unanimità, lo ritira. Perché? Perché la Pira sapeva che le Costituzioni devono essere approvate idealmente con l'unanimità, perché non sono l'espressione di una parte, ma sono al di sopra delle parti e sono la condizione affinché tutte le parti legittime possano svolgere la loro funzione nella vita dello Stato. Dunque, riconoscendo che non avrebbe potuto ottenere l'unanimità, lui voleva l'unanimità, ritira l'emendamento. Un esempio luminoso. Ma perché lo ritira? Questo è ancora più bello, perché dice: io ho fatto il mio dovere rispetto alla mia coscienza. E torniamo da dove sono partito, e cioè dal valore della libertà morale, la libertà che la persona ha quando elegge, sceglie dei principi e li sceglie per determinazione della propria coscienza. Il problema italiano è ancora questo: il vuoto, la banalità, il conformismo sociale che vediamo ogni giorno sono una minaccia mortale per la nostra vita civile. Ricominciamo da questo semplicissimo concetto e forse riusciremo a impedire un degrado devastante della nostra Repubblica. Lo dobbiamo a gente come Cervi, se abbiamo la dignità. Grazie.